Buongiorno a tutti. Questa mattina punteremo uno sguardo su due autori con una caratteristica particolare, cioè quella di essere culturalmente, religiosamente espressioni del mondo ebraico, ma di essere nati, vissuti e operativi negli Stati Uniti. Vivono questa grossa contraddizione. In particolare mi sono permesso una cosa, come si può dire, una forzatura, perché non si può inserire Philip Roth nei libri dimenticati. Philip Roth è uno dei più grandi scrittori viventi, ha rischiato, fra virgolette, più volte il Nobel per la letteratura, ha cessato di scrivere, credo nel 2012, comunicato al mondo che non avrebbe più scritto perché non aveva più niente da dire e soprattutto non aveva più voglia di dirlo, perché alla verde età di 80 anni circa ha ritenuto di aver dato a sufficienza. Quindi, come dire, è una forzatura, ma è una forzatura giustificata dal fatto che il libro di cui parliamo stamattina è uno dei suoi primi, è il quarto romanzo che ha scritto, è stato pubblicato alla fine degli anni 60, è arrivato in Italia nel 70 e gli ha dato la celebrità a livello mondiale, anche perché è stata un'operazione di profonda rottura e divisione all'interno del suo mondo, del mondo che l'ha emanato. Ma addirittura c'è di più, riflettevo proprio in questi giorni, andando un pochettino a spulciare per ricostruire le idee intorno a questi scritti, e ho visto che nonostante Philip Roth non scriva più, e ha dichiarato di non scrivere più da almeno 2 anni, è arrivata una novità in libreria. Cavete Cinnaudi ha appena pubblicato un nuovo libro di Roth, e la cosa evidentemente lasciava un po' per adesso. Allora sono andato a prendermelo, e sostanzialmente un libro assolutamente immotivato in questo momento, perché si intitola La nostra gang, Our Gang, è stato scritto ai primi degli anni 70, quando negli Stati Uniti esplose il caso Watergate e il presidente degli Stati Uniti Nixon fu costretto ad andarsene, no? E siccome, come dire, non c'era altro materiale, siccome il pubblico richiede, il pubblico ama questo grande scrittore, soprattutto in virtù degli ultimi romanzi suoi apparsi, dalla Pastorale Americana alla Macchia Umana, dal quale è stato tratto anche un film molto noto con Anthony Hopkins e la Nicole Kidman, no? E quindi in un qualche modo c'è un segmento di mercato, quindi vedete che anche questo si ricollega un po' ai ragionamenti che vengono fatti sulle coordinate all'interno delle quali si muove la produzione, la diffusione e la distribuzione dei libri, che non sempre corrisponde esattamente ai precisi ragionamenti di valenza culturale, sostanziale e sostanzialmente significativa. Qui c'è dell'altro, qui la ragione per cui si trova questo libro è dell'altro. No? E quindi, come dire, il paradosso è che parliamo di un libro che rischia in un qualche modo, se non di essere dimenticato, quantomeno di essere archiviato, scritto da uno scrittore che gli editori non vogliono archiviare proprio mai, perché questo comunque continua a vendere, riproponiamolo e avanti, riproponiamo anche un libro sulla ignominiosa vicenda di Richard Nixon. E questo, diciamo, è un aspetto curioso. L'altro scrittore che ho deciso di affiancare, e che quindi costituisce un po' l'altro polo, se noi facessimo uno sviluppo teorico che parte dal 69, almeno dal 69, quando viene pubblicato la Metro di Pomeroy, e arriva fino a qualche anno fa, ovviamente essendo un disorganizzato, nel 2007, questo è Shalom Auslander, titolo dell'opera Il lamento del prepuzio. È inutile che io mi dilunghi sul ruolo del prepuzio, no. Preferisco sottolineare il ruolo del lamento,
Lamento di Portnoy, 1969, Lamento del Prepuzio, 2007. Una un'intera storia di questi grandi scrittori ebrei americani che si collocano in un migliore. È lo stesso mondo, per gli interessi che esprime Groucho Marx, è lo stesso mondo che esprime Woody Allen, è questo quel mondo. Partirò dal meno noto dei due, leggendone un pezzo significativo che dà l'idea di che cosa stiamo parlando. Quando ero bambino, genitori e insegnanti mi parlavano di un uomo che era molto potente. Mi dicevano che poteva distruggere il mondo intero. Mi dicevano che poteva sollevare le montagne. Mi dicevano che poteva dividere il mare. Era importante mantenerlo di buon umore. Quando obbedivamo a quanto ci aveva comandato, gli piacevamo. Gli piacevamo talmente tanto che uccideva quelli a cui non piacevamo. Ma quando non obbedivamo a quanto ci aveva comandato, non gli piacevamo, ci odiava. Certi giorni ci odiava talmente tanto che ci uccideva. A volte invece lasciava che altri ci uccidessero. Questi giorni noi li chiamiamo giorni di festa. Per Purim ci ricordiamo di quando cercarono di ucciderci i persiani. Per Pesach ci ricordiamo di quando cercarono di ucciderci gli egiziani. Per Chanukah ci ricordiamo di quando cercarono di ucciderci i greci. Sia egli benedetto, pregavamo. Per crudeli che fossero queste punizioni, non erano niente in confronto alle punizioni che ci elargiva lui in persona. Allora arrivavano carestie, arrivavano diluvi, arrivava furibonda la vendetta. Hitler avrà pure sterminato gli ebrei, ma questo signore ha inondato il mondo. Sono stato allevato come un vitello nella cittadina ebrea ortodossa di Monsley, nello stato di New York, dove era proibito mangiare insieme vitello e latticini. Se avevi mangiato vitello, ti era proibito mangiare latticini. Se avevi mangiato latticini, ti era proibito mangiare vitello per 3 ore. Era proibito mangiare maiale sempre, o perlomeno fino all'arrivo del Messia. Solo allora ci aveva insegnato il rabbino Napier in quarta, i malvagi sarebbero stati puniti, i morti sarebbero risuscitati e i maiali sarebbero diventati kosher. Kosher è il cibo degli ebrei. E vai, disse dando il 5 al mio miglior amico. Dovresti riservare questo entusiasmo, disse il rabbino Napier sbirciando con un disgusto di sopra degli spessi occhiali cerchiati di corno, per il giorno del giudizio. Gli abitanti di Mosè erano terrorizzati da Dio e mi insegnarono a essere anch'io terrorizzato da lui. Mi raccontarono di una donna di nome Sara che aveva ridacchiato e perciò lui l'aveva resa sterile. Di un uomo di nome Giobbe che era triste e aveva chiesto perché, e allora Dio era sceso sulla terra e afferrandolo per la collottola aveva urlato: ma chi cazzo crede di essere? Di un uomo di nome Mosè che era fuggito dall'Egitto e aveva vagato nel deserto per 40 anni in cerca di una terra promessa e che Dio aveva ucciso proprio prima che la raggiungesse, come cadere di faccia sulla linea del traguardo, perché Mosè una volta, 40 anni prima, aveva peccato. Il suo delitto? Aver percorso una roccia. E così all'inizio dell'autunno, quando le foglie soffocavano, cambiavano colore e cadevano morte, gli abitanti di Mosè si riunivano nelle sinagoghe della città e si domandavano a voce alta e all'unisono in che modo Dio li avrebbe uccisi. Chi vivrà e chi morirà, pregavano. Chi al tempo predestinato e chi prima del tempo, chi con l'acqua e chi col fuoco, chi con la spada, chi con le belve. Poi pranzo e sonnellino accettato. Sono quasi in fondo da brano. È lunedì mattina, 6 settimane dopo che io e mia moglie abbiamo saputo che lei è incinta del nostro primo figlio e io sono fermo a un semaforo. Il piccolo non ha alcuna probabilità di farcela, è un trucco. Io questo Dio lo conosco, non so come funziona. Mia moglie abortirà, oppure il bambino morirà durante il parto, oppure mia moglie morirà durante il parto, oppure moriranno tutti e due durante il parto, oppure nessuno dei due morirà e io penserò di averla scampata e poi mentre li porterò a casa in macchina dall'ospedale avremo uno scontro frontale con un automobilista ubriaco e moriremo tutti e due, mia moglie e moriranno tutti e due, mia moglie e mio figlio, al pronto soccorso, proprio di fronte alla stanza dove ci trovavamo solo pochi minuti prima felici, vivi e pieni di speranza. Sì, sarebbe proprio da lui con la L maiuscola. Questo romanzo ha un aspetto assolutamente straordinario.
e cioè diverte in modo violento, non si riesce a leggerlo tutto senza incorrere almeno 4-5 volte non nel risolino o nel sorrisino, ma nelle risate, cioè non ti trattieni, ti tira dentro in una maniera assolutamente sconvolgente. E sostanzialmente la biografia, l'autobiografia di questo Shalom Auslander, che nella quarta copertina si dice, vedo adesso, scrive come un nipote arrabbiato di Philip Roth, è una riflessione sulla famiglia, sul suo mondo ebraico, con tutte le chiusure, il perimetro vincolante, eccetera, sull'identità culturale. È un libro, come dicono, che probabilmente farà arrabbiare moltissimo Dio, ma diverte anche altrettanto moltissimo tutti coloro che lo leggono. E naturalmente ci sono vicende, c'è uno sviluppo di vicende assolutamente, come dire, fantastiche, divertenti, raccontate con una prosa che è al contempo forte, molto espressiva, ma anche leggera, scorrevole e ben coniugata, diciamo, con i contenuti, divertenti. E perché ho letto quella introduzione in cui si parlava in questo modo di Dio? Perché sostanzialmente del Dio, della religione ebraica? Perché in qualche modo è il trade union, è ciò che collega con l'altra grande opera, anzi diciamo da questo punto di vista in un qualche modo ne prende spunto. Quando apparve il lamento di Pornoi, ci fu persino chi, usando un ossimoro sostanzialmente, ci fu persino chi tacciò di antisemitismo lo scrittore ebreo Philip Roth, perché critica più violenta, più radicale e più distruttiva a quel mondo e a quell'ambiente non si poteva nemmeno immaginare. Fra le altre cose, la particolarità di questo libro è che viene sviluppato con linguaggi a tutt'oggi estremamente espliciti. Se torniamo indietro di 50 anni possiamo immaginarci quale accoglienza possono avere avuto e come dire, quale rilevanza possa aver avuto l'accusa di essere l'accusa all'autore di essere uno scrittore sostanzialmente pornografico. Perché? Perché quest'opera è un romanzo, ma viene messo giù e sostanzialmente è un lunghissimo monologo. È il lunghissimo monologo in cui Philip Roth racconta a quello che scopriremo poi essere il suo analista in una prima visita tutta la sua vita fino a lì. Il romanzo, infatti, si chiude con le uniche 10 parole che vengono messe in bocca all'altro protagonista. Allora, disse il dottore, forse adesso potremo cominciare, no? Nel senso che tutto questo è la premessa al lavoro che poi farà con lo psicologo, con l'analista. Perché linguaggio pornografico? Perché è chiaro che il primo spazio di ricerca di libertà è quello della libertà sessuale, ma d'altro canto nel momento in cui operi per un aspetto di una libertà operi nel contempo per tutti gli aspetti di tutte le libertà, perché la libertà si declina in vari ambiti ma ha una radice che costituisce appunto la libertà. Quindi l'eversione quest'uomo inserisce nella sequenza di capitoli dai titoli ridondanti che io per non urtarvi non vi leggo, ma sono divertenti, ruota innanzitutto intorno a tutta una serie di esperienze, di ricerche, di avventure di sesso, nel mondo del sesso, no? E la cosa che veicolano è questa ansia totale di libertà,
A un certo punto Philip Roth dice: ma io sono qualcos'altro, o almeno così mi dicono, un ebreo, no, no, un ateo grido, io sono un bel niente quando c'è di mezzo la religione e non pretendo di essere qualcosa che non sono. Non mi importa di quanto mio padre sia solo e bisognoso, io sono ciò che sono, mi dispiace, ma lui dovrà limitarsi a mandar giù la mia apostasia. Né mi importa quanto siano stati vicini a seppellire mia madre. Ora come ora mi chiedo se la storia dell'isterectomia sia stata montata al solo scopo di farmi prendere uno spavento, al solo scopo di avvilirmi e terrorizzarmi per ritrasformarmi in un ragazzino ubbidiente e impotente. Infatti il libro parte dalle prime memorie di questo che è ancora un bambino in età scolare, dalle prime memorie dell'autore quando era un bambino in età scolare, e è già la partenza piuttosto esplosiva e, come dire, interessante. Individua nell'autorità materna il simbolo di tutte le autorità e come tale da abbattere, ma imponente, punitiva, atroce. Mi era così mi era così profondamente radicata nella coscienza che penso di aver creduto per tutto il primo anno scolastico che ognuna delle mie insegnanti fosse mia madre travestita. Come suonava la campanella dell'ultima ora, mi precipitavo fuori di corsa chiedendomi se ce l'avrei fatta ad arrivare a casa prima che riuscisse a trasformarsi di nuovo. Al mio arrivo, lei era già regolarmente in cucina, intenta a prepararmi latte e biscotti. Invece di spingermi a lasciar perdere le mie fantasie, il fenomeno non faceva che aumentare il mio rispetto per i suoi poteri. Ed era sempre un sollievo non averla sorpresa nell'atto dell'incarnazione, anche se non smettevo mai di provarci. Sapevo che mio padre e mia sorella ignoravano la vera natura di mia madre e il peso del tradimento che immaginavo avrei dovuto affrontare se l'avessi colta sul fatto era più di quanto intendessi sopportare all'età di 5 anni. Credo addirittura di aver temuto di morire qualora l'avessi vista rientrare in volo da scuola attraverso la finestra della camera o materializzarsi nel grembiule membro dopo membro da uno stato di invisibilità. Perché il bambino vive in una famiglia, una middle class americana, ha una sorella, ha un padre assolutamente, come si può dire, fondamentalista e ortodosso, che era vittima. Suo padre, cioè il suo modello maschile, è una vittima di una società che lo manda in giro con la sua borsa a cercare di vendere polizze assicurative in ambienti di ghetto dove lo accolgono quasi a pistolettate per non pagare la quota di pochi dollari mensili. Sono ovviamente situazioni economiche pesanti. E questo uomo trascina la sua esistenza in questo modo faticoso e disperato per cercare di fornire a tutta la sua famiglia una vita decente e ossequiente ai criteri alla middle class americana. Ha una sorella e ha una madre. E questa madre, non contenta di castrare il figlio maschio, non contenta di, si può dire, ridefinire restringendo sempre di più i confini di attività della figlia femmina, procede anche nell'opera di massacro quotidiano del povero padre. Quindi in un qualche modo, no? Questo spinge il nostro autore da un lato a solidarizzare con questa grande vittima, con questa vittima predestinata del destino cattivo che tutti scagliano contro di lui. Quindi da un lato solidarizza. Dall'altro però in qualche modo non prende in considerazione nemmeno per un momento l'idea di adattarsi e di sopportare e di accettare supinamente e chinare il capo, ma subito in lui, anche sulla spinta di quegli interessi ordinari che in qualche modo compromettono l'età di ciascuno, la giovane età di ciascuno di noi,
ma loro lo spingono a ribellarsi, a ricercare tutta una serie di esperienze solitarie o meno, uno dei meccanismi che lo portano alla rivolta contro tutto questo. Ma sempre con l'incombenza di questo Dio vendicativo e punitivo, che tutto vede, che tutto controlla, che tutto punisce, che è attento fino al minimo dettaglio a ciò che l'uomo commettere, e è pronto ad inchiodarlo di fronte alle sue responsabilità e a massacrarlo. La vita di quest'uomo, che, attenzione, io prima, come dire, ho fatto un salto logico, come dire, ho esplicitato, questa non è l'autobiografia di Philip Roth, attenzione, noi sappiamo che ci sono dentro molti dati personali, lo sappiamo anche perché, molti dati veri della sua vicenda umana, e lo sappiamo anche perché c'è un altro bel libro suo che si intitola I Fatti, no? Che non sia 2000, qualcosa, che quella è la vera, dichiarata autobiografia di Philip Roth. Anche lì, in un qualche modo, ci è difficile capire, cioè, il confine fra quella che pensiamo essere davvero la sua vita e le vite degli altri, le vite che ha raccontato, è molto labile, e questo in un qualche modo ci apre un'ulteriore riflessione sullo scrittore che scrive di vite, e su come a questo punto poi non si sa più bene se parla della sua propria vita, se parla della vita di uno che gli era vicino, se parla di una vita che è contaminata dalla vita di un altro, come peraltro succede a tutti noi, perché le nostre vite sono sempre contaminate dalle vite degli altri, nel bene e nel male, facciamo parte di una comunità. Ecco, quindi, come dire, non è presentata come un'autobiografia, non è un'autobiografia, è appunto un romanzo che racconta però la vita, lo sviluppo di questo ragazzo ebreo, che passa attraverso varie esperienze e incontra diverse figure che hanno anche valenze fortemente simboliche. Vi dicevo che uno dei poli d'attrazione e di interesse maggiori dell'autore sono sostanzialmente i rapporti con donne, i rapporti con certi sesso, e come dire, troviamo una sua partner che lui amorevolmente chiamerà la scimmia, no? È assolutamente lontana da lui per quanto riguarda la condivisione, come dire, degli interessi culturali, artistici, cioè, sostanzialmente una persona ignorante come poche, ma si può dire piuttosto funzionale dall'altro punto di vista, e quindi lui vive anche questa di contraddizione, essendo un cacciatore sempre alla ricerca, del compenso di tipo erotico. E a un certo punto però anche lui va a fa un viaggio nella terra promessa. Cioè, anche questo ebreo così anomalo, questo figlio di Israele così anomalo, decide di prendersi l'aeroplano e di andare a vedere la terra promessa, la terra del popolo eletto. Sarebbe interessante la riflessione per cui, quando un popolo si autoproclama eletto, costituisce sempre una buona base. Cioè, il fatto che un popolo si proclami eletto, in qualche modo, come dire, un ottimo zoccolo su cui appoggiare teorie razziste di varia natura. Mi sembra sia illogica questa affermazione. E lui va in Israele, e ovviamente anche in quella circostanza gli capita di fare un incontro importante e significativo. Incontra una soldatessa. Ovviamente per noi adesso è tutto normale, siamo abituati alle soldatesse e anche carabinieri donna, ma torniamo indietro, metà anni 60, su Israele, c'erano le soldatesse. E lui tenta un approccio, in verità, piuttosto goffo con questa persona, talmente goffo che deve archiviare un immediato rifiuto,
un rifiuto talmente insostenibile che sembrerebbe prefigurare, attenzione, si parla sempre di un libro comunque che rimane sempre nei confini del grande divertimento, del grande movimento per chi li legge, però in qualche modo sembrerebbe, non dico prefigurare un atto di violenza, però ecco, aprire la possibilità a un atto di coercizione per ottenere ciò che desidera da questa soldatessa. E quando finalmente in un qualche modo sembrerebbe che riesca ad andare a concludere positivamente la sua cosa, va incontro a una defiance di quelle assolutamente mortificanti, ed è curioso anche qui rilevare come l'unica defiance che ci viene raccontata nel libro da questo ebreo americano avvenga nella terra del popolo eletto, nella terra di Israele, dove lui si è recato in viaggio. Fernanda Pivano che è stata una grande critica letteraria, traduttrice italiana, amica di Hemingway, amica della traduttore Hemingway per fare l'Italia, dice che il Lamento di Pornoi è uno dei 100 libri ideali, dei 100 libri americani ideali della sua biblioteca ideale, e lo inserisce esattamente nella categoria dei libri inerenti il tema della libertà e della libertà sessuale in particolare, della quale il capolavoro di Roth è davvero un inno, e forse prima ancora è un inno alla libertà di pensiero. Dice, è eccessivo a tratti e se volete persino fastidioso. È animato dalla rabbia purissima e dagli intensi desideri di chi prova a sganciarsi da un passato difficile da recidere e a conoscere meglio se stesso, perché in effetti il passato che ha portato, diciamo, questa comunità a rappresentarsi, ad armarsi e a difendersi, ovviamente non parlo di armi e difese convenzionali e militari, di armi e difese culturali, è un passato che, come si può dire, spiega bene, da certi punti di vista può anche giustificare la solidità di queste costruzioni. Ma dal punto di vista dell'individuo che in qualche modo ne diventa vittima, evidentemente, sono ancora più difficili da subire. Prova a sganciarsi da un passato difficile da recidere e a conoscere meglio se stesso. Tentativi questi destinati in buona misura a fallire. Ci dice prima. Ecco. Io sostanzialmente mi fermerei qui questa mattina caldeggiando la lettura di queste due opere, se possibile davvero tutte e due. Io so che delle volte qui, anche per questioni organizzative, succede che magari non ci sono tutte e due le copie, però nel senso che finisco prima le une e finisco prima le altre, però in un qualche modo credo uno sia davvero il compendio dell'altro. E vicendevolmente si aiutano e insieme ci aiutano a capire meglio sia questa comunità, ma sotto certi punti di vista anche il perché abbia saputo esprimere, certo non con la stessa forza distruttiva, con la stessa iconoclastia, con gli stessi atteggiamenti assolutamente rivoluzionari da certi punti di vista, però abbia saputo esprimere figure di primo piano nell'ambito della letteratura americana contemporanea, nell'ambito, come dicevo prima, anche del cinema e quant'altro. Io vi ringrazio e vi fermo qui.
Certo. Thank you.